Dunque, Arianna, la mia prima domanda è: come hai cominciato a interessarti di moda e come sei diventata una fashion blogger? Allora, le due cose non sono andate assieme, nel senso che io stavo nelle BBS pirata dal 1999 e ho fondato la mia prima web agency alla fine degli anni 90, era la Bebop Research, in uno scantinato, per cui veramente faccio parte della prima ondata di New Economy. Non sono diventata ricca, però facevamo delle cose meravigliose che vedevamo in tre col doppino telefonico perché avevamo Telecom come cliente e abbiamo fatto veramente i primi esperimenti con le telecamere. Eravamo tutti molto molto giovani perché io ho 39 anni, per cui erano quasi 20 anni fa, per cui a 20 anni facevo delle sperimentazioni pazzesche con un nucleo di giornalisti che sono diventati giornalisti poi affermati. E quindi grande amore per la tecnologia. E da lì l'amore per la moda c'è sempre stato, però un po' da intellettuale di sinistra, di famiglia, mi sembrava un po' quasi una cosa sminuente, no? Per cui in realtà sono partita che volevo fare cronaca. E sono arrivata al Corriere e invece mi hanno detto no, la moda. Boh, vabbè, la moda, però alla fine a me la moda piace, un grande amore, fin da bambina. E ho unito le due cose assieme, l'amore per la tecnologia e l'amore per il fashion. E in realtà io il mio primo blog l'ho aperto nel 2002, quando ancora non si parlava, non si sapeva neanche che cosa fosse un blog, dove mettevo dentro tutto quello che non trovavo spazio per mettere nei giornali per i quali lavoravo. Una domanda che molto spesso viene fatta, ma che in realtà non riceve mai una risposta soddisfacente, diciamo. Secondo te è effettivamente possibile vivere di questo, vivere facendo la fashion blogger? Per quanto mi riguarda, no, nel senso che il mio blog, che è in realtà non è esattamente un blog perché è aperto a moltissime collaborazioni, per cui non c'è soltanto la mia firma, non monetizza abbastanza perché io ci possa vivere. Però facendo consulenze, facendo la giornalista, diciamo che l'indotto che arriva da quello che tu sai mostrare attraverso la rete ti permette di vivere. Con un blog non si vive, non si vive ancora, ma credo che in realtà se poi tu vali ce la fai. Il mercato americano, che è 6-7 anni più avanti rispetto a quello italiano, ci dimostra che in realtà esiste una monetizzazione del costo per contatto. In questo momento siamo ancora quasi all'epoca del baratto. Io ti do un prodotto e tu ne scrivi, che va benissimo perché è una prassi che nelle testate nazionali o nazional popolari esiste da una vita. Io provo un prodotto e ti racconto che cos'è il prodotto. Non è che mi devi gratificare mandandomi il prodotto, questo è uno scambio ad armi pari in qualche modo. Nel momento in cui tu investi in advertising e decidi di fare un advertising che non è quella tradizionale del banner che viva Dio, cioè abbiamo capito tutti che non è quella cosa lì, ma ci sono dei territori di sperimentazione molto forte, allora in quel momento lì in cui i brand capiranno che il costo per contatto di un blog è più conveniente rispetto al costo per contatto di un giornale, ma ad oggi di qualsiasi giornale, compresi i quotidiani, probabilmente qualcosa cambierà. Un'altra curiosità di cui ti vorrei chiederti è: ci sono regole non scritte piuttosto che un'etiquette per quanto riguarda il rapporto proprio tra la blogger e il brand? Nel senso, qual è l'elemento che garantisce l'autenticità di quello che viene scritto a proposito di un prodotto quando questo viene appunto dato come omaggio? In linea generale è la prova. Quello che oggi ho scritto un tweet perché mi arrivano un sacco di comunicati stampa in cui il comunicato stampa parla del prodotto. Il blogger non lavora così. Se tu vuoi parlare col blogger, al blogger devi far testare quello che tu hai con un'esperienza diretta, altrimenti non esiste la mediazione del blogger e compri un publi redazionale ed è una cosa diversa. E non è una marchetta, è veramente perché in qualche modo io ho una responsabilità verso le persone che mi leggono, è una deontologia professionale che esiste anche nel giornalismo, però se io ti sto dicendo a te, follower, che poi non mi piace questa parola, follower di che? Compartecipazione
compartecipe del mio blog che mi sai a sentire che questa cosa per me funziona, come faccio a dirtelo se questa cosa io non l'ho provata, testata, provata? Questo vale soprattutto per il beauty, per i prodotti beauty, mentre per quel che riguarda noi parliamo di fashion, per cui per quel che riguarda gli abiti, di solito quello che si cerca per personalmente, quello che cerco io è la mediazione diretta. Io voglio vedere i tessuti, parlare con lo stilista, sentire il racconto e mediarlo attraverso la mia esperienza, che nel bene e nel male è la mia esperienza, perché il blogger è un punto di contatto mediato tra il giornalismo e quindi l'informazione un pochino più istituzionale e l'interpretazione attraverso un proprio punto di vista. Quindi è questa la forza, credo, la vita vera. Ci sono stati, ci sono esempi di eccellenza, diciamo, di questo tipo di mediazione, al di là del semplice spedire il prodotto alla blogger, voglio dire, ci sono stati, casi in cui il rapporto è stato più strutturato? Stai parlando con clienti con i quali ho collaborato, mi stai chiedendo questo? Esempi in generale, non necessariamente clienti. Ma esistono delle aziende che sono più illuminate delle altre, semplicemente un'azienda che ti chiama a vedere la sua collezione che uscirà 4 mesi dopo e te la fa testare, toccare, provare perché tu possa raccontarlo è già un buon esempio. Per esempio, ieri l'altro ero da Pinco e ci ha fatto vedere tutta la collezione del prossimo autunno-inverno chiedendoci un parere su quello che secondo noi può andare o non può andare. E già comunque andare lì e vedere quello che sarà venduto e fornire un'opinione è una cosa interessante. La Criscom è una buona azienda, ci invita spessissimo, assieme, penso, assieme alle forze vendite, quindi al commerciale, per dare dei giudizi su quello che noi vediamo in sfilata, dei giudizi che sono dei giudizi assolutamente personali, per cui valgono per quello che valgono, che però insomma ti danno un po' il polso di un'azienda e di quanto ha voglia di investire. Sai, l'azienda che ti manda il comunicato stampa perché tu faccia il copia e incolla è francamente poco interessante a livello di Web 2.0. Ecco. Chiarissimo. Quindi a questo punto ti vorrei chiedere che cos'è fashion bla bla. Allora, Fashion Blog è un esperimento in tutto e per tutto. Nella mia testa, 3 anni fa, nella mia testa in realtà è di Gerry Smacchi perché l'abbiamo fatto assieme, l'idea è stata quella di offrire un territorio di sperimentazione in cui i blogger potessero essere un tramite, quindi un punto di vista tra il cliente e il lettore. E volevamo proprio che fosse una piattaforma di sperimentazione aperta, per cui abbiamo sempre detto a tutti: noi con questo blog monetizziamo zero, però offriamo grande visibilità. Per cui, se voi pensate di saper scrivere e di poter offrire un punto di vista sul fashion, venite perché noi siamo aperti. E io credo che abbia dato dei risultati interessanti perché abbiamo dei contributors che vengono più o meno da, insomma, da buona parte dell'Europa e anche da fuori. Per esempio, adesso c'è una ragazza che si chiama Laura Chavarria che sta facendo il focus sui new designer colombiani. Non è così facile avere informazioni di questo tipo. È qualcosa che se un editore ci mettesse del denaro probabilmente potrebbe diventare ancora più interessante. Con le nostre forze cerchiamo in maniera dignitosa e quindi portandolo avanti come un vero e proprio giornale, per cui con dei testi scritti in un italiano consono, congiuntivi declinati come Dio vuole, delle foto che funzionino bene, di offrire un punto di vista che magari non trovi su style.it o su Vogue. Ecco. Senti, c'è una mission, nel senso, mi ricordo di aver letto la descrizione proprio su Twitter di una fashion blogger americana che diceva che il suo mandato era di rendere più belle tutte le ragazze, una ragazza alla volta. Quindi ti vorrei chiedere se anche in Italia effettivamente anche tu hai un mandato, una mission, diciamo. Ma io francamente, se parlo di mission, vorrei il Ministero delle Pari Opportunità, perché questo è un gioco e io sono una donna e sostengo le donne. Il mio team è fatto al 90% di ragazze e faccio molta attenzione ai giovani, questo più con Fashion Camp che con Fashion Blabla. Credo che il nostro paese abbia fortemente bisogno di un'etica e che tutto quello che è stato fatto negli ultimi 30 anni metta tutti noi della nostra generazione in una posizione molto difficile. Poi io
oltre a questo sono anche madre, per cui la moda è un gioco, ma è un gioco pesante perché il 5% del PIL italiano è dato dalla moda e dal suo indotto diretto, per cui credo che un certo tipo di formazione e di informazione libera sia un passo, sebbene piccolo, verso una libertà e un approccio diverso al sistema, che è il sistema moda, ma è il sistema Italia, che non funziona. Perfetto. Un'ultima domanda che ti vorrei fare è come è nato il Fashion Camp? Il Fashion Camp è nato veramente da una visione. Sono stata a un mom camp che era organizzato da Agacure. Sono stata invitata da Domitilla Ferrari e Marco Massarotto. E ho avuto una folgorazione, ero incinta, avevo un pancione, o forse avevo appena partorito, insomma, ho trovato che fosse un momento libero di confronto molto molto buono. E ho detto: ma diavolo, cioè lo fanno sulle mamme e non lo facciamo sul fashion. Oltretutto, lavorando nel fashion, io sono inviata per Corriere.it da 12 anni e all'inizio ho avuto enormi difficoltà anche solo a entrare alle sfilate perché mi dicevano: guarda, tu lavori per un online, a noi l'online non interessa, e io dicevo: vabbè, ma è il Corriere della Sera, non fa niente, è un online. Per cui era un mondo estremamente chiuso e completamente folle. E ancora oggi, quando andiamo alle sfilate e io dico: guardate che devo fare delle fotografie perché le pubblico, mi mettono in ultima fila. Cioè, e questa cosa è assolutamente incomprensibile perché alla fine chi lavora per vendere un prodotto, e se questo prodotto non lo fa vedere, cioè. Come Certo. dire, ok, non serve a nulla. Per cui ho pensato fin da subito, sempre mantenendo quella buona dose di ironia che entri nei camerini, nei backstage in cui tutti stanno delirando e tu guardi e pensi Derek Zoolander, facciamo la posizione Magnum. Ok. Ci fosse un forte bisogno di condivisione dal basso. Condivisione dal basso perché i fermenti più forti arrivano dalla strada e arrivano spesso da chi non li può dire. Per cui Fashion Camp è veramente il tentativo di tracciare una strada e di far vedere quello che verrà. C'è un lavoro enorme dietro Fashion Camp, che non è il lavoro mio, ma è tutto lo staff delle persone che lavorano con me, nell'individuare tutti i temi tutti i temi, una parte dei temi, almeno quelli che riescono ad emergere, su chi sta facendo cose davvero innovative, che magari vedremo tra un anno e che non avrebbero magari un altro palcoscenico dove potersi presentare, perché per chi viene e per chi espone è completamente gratuito questo. Per cui credo che la mia mission sia un po' questa, la tutela dei giovani e cercare di innestare un meccanismo diverso e più meritocratico all'interno della moda. Perfetto. Arianna, io ti ringrazio veramente tantissimo per il tuo tempo e per la disponibilità. Davvero.